Buongiorno, buon Ferragosto alle donne e agli uomini della Polizia Municipale. Vi auguro un buon lavoro e poi dei momenti di serenità con i propri cari e con la propria famiglia. Noi siamo tutti quanti qui al lavoro con quello spirito di squadra che ci contraddistingue, quindi volevo esprimermi la mia vicinanza dell'assessore che è anche con me, Alessandra Clemente, il comandante. Vi siamo vicini e affronteremo così anche il prossimo futuro con lo spirito di squadra che caratterizza la nostra amministrazione. Grazie e buon Ferragosto. Buongiorno a nome del Comitato Ciclistico e amici tutti della Polizia Locale, mi permetto di esprimere anche io un ringraziamento e un augurio anche per lei e la sua famiglia di trascorrere, diciamo, un sereno Ferragosto in momenti di serenità. Grazie ancora. Grazie. Il Ferragosto solidale si rinnova anche se con le cautele imposte dall'emergenza sanitaria del virus Covid-19 e si concretizza in diversi momenti in cui l'amministrazione ha fatto sentire la sua presenza. Dopo la visita in questura alla nuova sala operativa, il sindaco ha rivolto il suo saluto a tutti gli uomini del Corpo di Polizia Municipale impegnati nel controllo del territorio, prima di recarsi all'ospedale Monaldi per testimoniare la riconoscenza della città per tutti coloro che si sono impegnati a fondo nella lotta contro il coronavirus. Sì, quest'anno siamo voluti essere ancora di più vicino a tanti segmenti, settori della nostra città, quindi con l'assessore Buonanno soprattutto vicino alle persone più fragili. Abbiamo portato la vicinanza e la solidarietà della città, è nostra che anche a Ferragosto lavoriamo senza sosta. Io ho voluto salutare oggi, dando la nostra gratitudine alle donne e gli uomini della Polizia Municipale di Napoli, ed è stata anche l'occasione con il comandante non solo per visitare la centrale operativa che abbiamo ristrutturato da qualche tempo, ma anche per vedere le nuove mezzi di ultima generazione per l'infortunistica stradale, e come potete vedere alle mie spalle pure le moto nuove che dal 1 settembre entreranno in servizio nella nostra città per rafforzare la sicurezza, soprattutto in alcune aree dove è necessaria la presenza dei motocicli, e quindi proseguiremo anche nelle prossime ore dando vicinanza e gratitudine al personale sanitario del Monaldi, ma al Monaldi per rappresentare tutti gli ospedali, perché chiaramente non possiamo andare in tutti gli ospedali, così come altre iniziative che terrò nel pomeriggio, per poi concludere con la cultura, perché Napoli anche quest'anno sta dimostrando di essere in prima linea per l'offerta culturale nella nostra città. Insomma, un Ferragosto di lavoro, un Ferragosto di solidarietà, di umanità, di cultura e di vita, pur difficile ai tempi del Covid. L'assessore alle politiche sociali e al lavoro Monica Buonanno ha invece portato il suo saluto ai cittadini appartenenti alle cosiddette fasce a rischio emarginazione economica e sociale, che spesso non hanno la possibilità di trascorrere questa festività in famiglia. L'assessore si è recato allo sportello per migranti del progetto Impact, al centro comunale di prima accoglienza per senza dimora, alla casa comunale per anziani Signoriello di Secondigliano e alla mensa della Caritas di Piazza Mercato, dove ha consegnato la targa della città a Don Francesco Sorrentino. Oggi è Ferragosto solidale, una giornata bella passata con chi non ha un contesto familiare che lo ha accolto, oppure con chi purtroppo anche negli altri giorni non ha casa o non ha cibo. Abbiamo come sempre inteso stare con loro e abbiamo fatto questa volta una scelta ancora più complicata, ma bella e della quale siamo orgogliosissimi. Abbiamo visitato la struttura destinata all'accoglienza delle persone migranti, e quindi di persone che arrivano da paesi terzi e che l'amministrazione comunale accoglie con dei progetti specifici. Siamo andati al centro di prima accoglienza, dove il comune ha inteso rendere residenziale la struttura per i senza dimora. Siamo passati ancora a trovare le persone anziane ma autonome,
e che vengono accolte nella nostra casa di riposo comunale, e dove con affetto e con tanta cura vengono come dire, sostenuti nel percorso, diciamo, della loro anzianità. E siamo passati anche alla mensa del Carmine, un'esperienza importante perché comunque raccoglie le marginalità più estreme della nostra città. Noi come sempre siamo vicini ai più fragili, un pensiero va anche a chi il lavoro l'ha perso e a chi il Covid purtroppo ha distrutto il sogno di un'attività commerciale o di un'attività in proprio. L'autunno si presenta complicato, la città però si rialza e ha le spalle forti per poter sostenere anche queste difficoltà. L'assessore Rosaria Galiero si è invece recata al centro operativo della Protezione Civile Comunale per portare il saluto dell'amministrazione agli operatori al lavoro a Ferragosto, facendo poi visita alle associazioni di protezione civile impegnate nell'attività di monitoraggio antincendio boschivo, esprimendo grande soddisfazione per l'impegno degli operatori e dei volontari di protezione civile.